Il team manager del Pescara, Andrea Gessa, già al lavoro per preparare questa stagione. Andrea, una stagione importante, impegnativa per te, anche da un punto di vista professionale sicuramente fondamentale, perché sarai il team manager del Pescara in Serie A. Sì, certo, è stato un salto grandissimo in un anno, già appunto ritrovarmi in Serie A, gestire un gruppo importante, è veramente un grande orgoglio, una grande responsabilità che spero appunto di poter onorare. Siete al lavoro, campagna abbonamenti, allestimento del ritiro, tu ti sei interessato molto anche dell'aspetto ritiro. A Palena il Pescara lavorerà 3 settimane, una location che voi avete individuato come location ideale per lavorare proprio nel ritiro precampionato. Sì, assolutamente, sia come strutture che come ricettività sono comunque all'altezza e soprattutto hanno una grande disponibilità, una grande passione per questi colori, e noi abbiamo scelto di premiare questo fatto più che appunto la struttura in sé. Il 3 agosto ci sarà questa gara a Vicenza, il trofeo Morosini, e ci sarà anche questo scambio ideale di maglie tra Pescara e Vicenza, perché verrà festeggiato anche il quarantennale del gemellaggio tra i tifosi del Pescara e i tifosi vicentini. Sì, io credo che i tifosi pescaresi e vicentini stiano dando dimostrazione all'Italia e forse anche di più che si possa essere tifosi ma nello stesso tempo anche amici. Questo credo che sia un gemellaggio bellissimo, non solo appunto nell'Italia stessa, ma che possa essere d'esempio anche al di fuori.